Ciao, benvenuti a Laboratorio Domestico. Siamo Gianluigi e Mimì e oggi parliamo di colazione. Qual è la colazione migliore per non appesantirci troppo ma avere il giusto sprint? Beh, la nostra Mimì ha i suoi croccantini adorati. Noi però possiamo, per esempio, mangiare della granola con lo yogurt o con del latte di soia, ma non la solita granola piena di grassi come oli e zuccheri. Noi faremo una granola fatta in casa, integrale, sana e con un ingrediente speciale. Vediamo cosa. 160 g di fiocchi di avena integrale. 2 cucchiai di crema di mandorle, potete sostituirla con quella di arachidi senza zucchero, oppure guardate nell'info box come noi facciamo la crema di mandorle. 8 datteri ma non zuccherati, saranno loro la nostra fonte dolce che andranno a sostituire lo zucchero. 40 g di nocciole, 20 g di mandorle, 15 g di semi. Noi abbiamo usato semi di zucca e semi di girasole. 25 g di uvetta secca. 3 cucchiai d'acqua. E infine mezzo cucchiaino di cannella e mezzo cucchiaino di vanillina. Come prima cosa denoccioliamo i nostri datteri e frulliamoli insieme all'acqua con un mixer a immersione. Ecco i nostri datteri frullati con l'acqua, il dolce della nostra granola. Adesso andiamo a tritare le nocciole e le mandorle insieme ai semi, i semi di zucca e ai semi di girasole. Se potete, tritate tutto a mano, così la granola sarà davvero croccante e gustosa sotto i denti. Fare la granola è veloce ma anche divertente, perché adesso dobbiamo semplicemente unire tutti gli ingredienti prima di andare a infornare. Andiamo a mischiare tutto. Ecco la granola che abbiamo impastato con le mani per qualche minuto per far sì che l'avena si impregnasse per bene della crema di mandorle e dei datteri. Va tutto mescolato, deve diventare una pappa un po' appiccicosina. E adesso, eccola qui, la andiamo a mettere sulla nostra pirofila per poi metterla in forno. La versiamo ben distanziata sulla nostra teglia, pian pianino, vedete, bella appiccicosa, eh? Adesso la nostra teglia con la granola va in forno non ventilato. Noi la mettiamo un 25 minuti a 180 gradi. Ovviamente controllate spesso e dopo qualche minuto, dopo una decina di minuti, date una rimescolata. Dico di controllare perché la granola non deve assolutamente bruciare. Quindi appena vedete che è pronta, prima ancora che diventi scura, la tirate fuori perché vuol dire che ci siamo, è a puntino. È
Eccola la nostra diva capricciosa. Oggi dovevo girare con lei, ma la signora non si è fatta trovare, si è nascosta nell'armadio. O mi date il compenso che chiedo o niente. E allora abbiamo optato per Mimì. Ci siamo, è pronto. Ecco la nostra granola, che profumo. La facciamo raffreddare, poi la mettiamo in un barattolo. Ecco la mia colazione, yogurt, granola, mirtilli e ciliegie. A ognuno il suo pasto, vero Mimì? Buona quella granola, da leccarsi i baffi. Ognuno ha fatto la sua colazione e ora pronti per la nostra giornata impegnativa. Io al lavoro, lei a dormire. Ciao!